Presidente, domenica all'Adriatico arriva la Vis Pesaro dopo due vittorie di fila in altrettante giornate. Pescara proverà a vincere anche questa terza gara. Pescara ha l'obbligo di provarci sempre, però non è nulla di scontato. E ho detto anche ai ragazzi, la classifica lasciamola perdere, non la guardiamo, siamo alla seconda giornata, alla terza giornata. Noi sappiamo di avere una squadra attrezzata, ce ne sono delle altre attrezzate come la nostra, quindi sarà dura arrivare in fondo per ottenere l'obiettivo che queste squadre più attrezzate chiaramente si pongono, però noi ci dobbiamo provare, dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto tutti, perché la squadra significa tutti, dalla società, dal direttore, l'allenatore e i ragazzi. Perché abbiamo fatto veramente un buonissimo lavoro nella fase del precampionato, quindi allestendo una squadra, cercando di sbagliare il meno possibile. I ragazzi ci stanno mettendo entusiasmo, impegno, grande lavoro. Il mister è una persona competente, per bene, soprattutto un grande lavoratore. E queste sono le cose che poi a me fanno felice obiettivamente. Presidente, lei qualche settimana fa aveva detto: avverto un clima nuovo nella squadra, nello spogliatoio e anche nell'ambiente. Domenica a Carrara si è visto probabilmente qualcosa di tutto questo, anche con l'abbraccio dei giocatori, con i tifosi dopo il gol di Memusciai. Credo che il calcio senza tifosi non serva a nulla. Il calcio vive proprio perché ci sono i tifosi che ti spingono, ti danno entusiasmo, e chiaramente dall'altra parte tu devi ridare entusiasmo, perché se poi non c'è questo dot des, evidentemente che non si va da nessuna parte. Però abbiamo iniziato col piede giusto, abbiamo iniziato bene, speriamo che si possa ancora crescere in autostima, in risultati e anche in emozioni che questa squadra dovrà dare e trasmettere alla propria tifoseria. Presidente, l'ultimissima, si era parlato nelle settimane scorse di un possibile tesseramento di Balzano, e poi le chiedo, Val di Fiori rimarrà a Pescara? Potrebbe esserci un accordo con la società per una risoluzione del contratto? No, assolutamente, ma io sento parlare di Val di Fiori, di Bocic che devono uscire per far posto ad Antonio Balzano. Balzano ha una mia promessa. Purtroppo in questa categoria, a differenza di altre categorie, ci sono le liste e non ci sono possibilità degli under più, come succede in B. In questo momento non c'è posto, però Balzano sicuramente in qualche modo farà parte di questa squadra, anche se dovesse essere da gennaio in poi.